Parlando di tradizioni a Foiano, non possiamo non menzionare il carnevale, che ha una storia secolare. Siamo qua a parlarne con Massimo Di Chiara, che è il presidente dell'Associazione del Carnevale. Ciao Massimo. Ciao, ciao Edoardo, buongiorno. Allora, ci racconti un po' della storia del Carnevale di Foiano. Ma la storia è molto antica. Parliamo del Carnevale di Foiano dal 1539. In comune abbiamo trovato un documento dove attesta che il Granduca dei Medici proclamava 3 giorni di festa popolare già a quei tempi, nel lontano febbraio 1539. Massimo, da chi è composto il Carnevale di Foiano? Ma è composto prevalentemente da volontari, no, anzi tutti volontari, da foianesi e non foianesi, perché negli ultimi anni sono aggiunti anche ragazzi che vengono da fuori Foiano, dai paesi limitrofi, a costruire questi carri. Il Carnevale è composto dall'Associazione del Carnevale, che pensa tutta l'organizzazione delle manifestazioni in genere, e da 4 cantieri, Azzurri, Bombolo, Nottamboli e Rustici. Sono loro che costruiscono il carro, il carro vero e proprio cantiere, che fa la sfilata. Ognuno nel proprio cantiere, in modo molto segreto, perché nessuno deve sapere cosa fa l'altro anno dopo anno. Non c'è un indirizzo preciso dall'associazione, per cui di ogni cantiere progetta il carro quello che preferisce, quello che vuole realizzare. Cosa sono fatti i carri? Allora, i carri prevalentemente sono fatti in cartapesta, dove i nostri maestri cartapestai, perché sono ormai tradizioni che si rimandano di anno dopo anno, di epoca dopo epoca, costruiscono questi calchi dove li rivestono in cartapesta, e il bello del Carnevale di Foiano è che hanno dei movimenti motorizzati all'interno, con queste strutture, con motori idrodinamici che si muovono secondo i movimenti che vogliono desiderare dei corpi, queste cose qui. La particolarità del Carnevale di Foiano è che viene fatto in un borgo medievale, dove ci sono piazze sì larghe, ma dove ci sono anche delle strettoie molto ben precise, per cui la difficoltà dei nostri cartapestai, dei nostri maestri, è quello di far passare in un punto dove non si può oltrepassare i 4,80 m di larghezza, perché sennò non si passa, certo. Si incastra lì e si rimane lì tutta la domenica. Massimo, quando c'è il Carnevale a Foiano? Allora, il Carnevale a Foiano è nell'epoca tradizionale del Carnevale, però tendenzialmente inizia l'ultima domenica di gennaio e tutto il mese di febbraio. Massimo, siamo in piazza Cavour. E qua so che avvengono anche importanti tradizioni legate alla religione. Sì, in questa piazza è la fase finale delle processioni della Settimana Santa, che si parte dal venerdì fino alla domenica di Pasqua e il martedì dopo Pasqua, dove sotto questo loggiato viene fatto il cosiddetto rullo, ossia dove vengono esplose circa 2000 castagnole, creando un boato tremendo dove trema tutto il paese, tutto il centro storico, insomma. Durante la Settimana Santa la cosa più importante per tutti noi foianesi è il volo. Per noi è una tradizione molto sentita, al che partecipano tutti i foianesi, dai piccoli alle persone più anziane. Infatti alcune persone anziane portano anche le sedie in chiesa quella sera per partecipare, per assistere all'evento. È una cosa dove partecipano tutti, religiosi e non religiosi, dove il volo 8 persone, 8 portantini più un addetto alla bandiera, tra cui tra portantini ci sono anch'io ormai da diversi anni, entriamo di corsa in chiesa, di regola il volo sparato sono circa 13 secondi più o meno, per chi non l'ha mai visto vale la pena vederlo. Bene, allora ci vediamo qui magari proprio nella Settimana Santa a Foiano per vedere questa bellissima tradizione. Volentieri. Storica.
siamo spostati nei campi intorno a Foiano per parlare di agricoltura. E nello specifico vogliamo parlare di un prodotto che ultimamente è tornato prepotente nelle nostre tavole, l'aglione della Valdichiana. E siamo venuti qui a parlarne con Elisa di Agricola Valdichiana Rampi. Ciao Elisa. Ciao a tutti. Elisa, questo è l'aglione. Ecco, grazie. Ma come mai è così grosso l'aglione? Dunque, l'aglione è una varietà particolare di aglio, si chiama Allium ampeloprasum varietà olmense, ma ha queste caratteristiche organolettiche solo se prodotto in Valdichiana. Tuttavia l'aglione può essere prodotto in qualunque altra parte, quindi questo è aglione della Valdichiana, mentre l'aglione che viene prodotto in altri luoghi magari sarà simile ad un aglio normale. Quanti spicchi ha al suo interno l'aglione della Valdichiana? L'aglione della Valdichiana generalmente ha al suo interno un massimo di 6-7 spicchi, ma a volte se ne trova anche uno unico grande, tutto intero, e in quel caso si chiama cipollotto. E quindi difficilmente, insomma, viene scambiato, anche se le dimensioni sono ridotte, difficilmente viene scambiato con l'aglio normale. Che poi l'aglione della Valdichiana si sposa perfettamente bene con il pomodoro. Esatto. E se non sbaglio, qua siamo di fronte ai campi della tua azienda, campi di pomodoro, giusto? Campi di pomodoro e un pomodoro da salsa. Un pomodoro che noi ovviamente raccogliamo a macchina e lo portiamo in un'industria di nostra fiducia che realizza un prodotto particolarmente adatto ai sughi, in questo particolare caso al sugo all'aglione. Infatti noi produciamo sia barattoli di pomodoro che sughi all'aglione già pronti per chi non ha voglia di cimentarsi in cucina. Elisa, quanti ettari di terreno avete qua? Qua abbiamo circa 20 ettari di pomodoro, ma non c'è solo il pomodoro, abbiamo anche altre culture, ad esempio abbiamo il melone invernale, il melone giallo invernale, e abbiamo 7 varietà diverse di zucche alimentari. Per ogni zucca corrisponde un piatto diverso e quindi lo stiamo introducendo, diciamo così. Ecco, quindi insomma avete una bella varietà di prodotti. Sì, una bella varietà di prodotti che però viene alternata con culture estensive in modo tale da mantenere l'equilibrio del terreno, perché comunque si richiede una rotazione per avere sempre il terreno fertile. Come è poi tutta la nostra vallata. Elisa, grazie delle tue preziosissime informazioni. Grazie a voi. Posso prendermelo questo? Certamente. Grazie mille. E adesso che lo sai, vieni anche tu a mangiare il pomodoro e l'aglione della Valdichiana, ovviamente in Valdichiana.